C'è una fantastica espressione che usiamo molto spesso nel nostro gergo quotidiano. Beato di... Esatto. Ma chi è veramente beato? E che ne so? Allora, noi solitamente diciamo beato te a chi c'ha i soldi, a chi è sempre contento, a chi si sa imporre sugli altri, a chi non c'ha problemi con la giustizia o a chi si fa giustizia da solo, a chi ha più relazioni contemporaneamente, a chi ottiene sempre ciò che vuole, se serve anche con la forza, a chi insomma non ha problemi perché tutto gli va bene. Di fatto abbiamo appena elencato le 8 beatitudini di Gesù. Al contrario, sono al contrario perché siamo partiti dalla fine, cioè dallo stato di benessere. Infatti, se partiamo dall'inizio, la musica cambia. Beati sarete voi. Perché Gesù parte da chi non c'ha niente, i famosi poveri in spirito, da chi soffre e piange, da chi è mite oppure ha subito delle ingiustizie, da chi si sforza di perdonare ogni giorno, da chi cerca disperatamente la semplicità di cuore, da chi non ce la fa più con le guerre e vuole la pace, da chi è perseguitato dai problemi della vita. Mamma mia, e dove sta sto benessere? Per ora non c'è. Appunto, dopo. Infatti, tutte le 8 beatitudini di Gesù hanno una conseguenza felice. Il problema è che è una conseguenza, quindi viene dopo. Non adesso. Che poi sono pure belle ricompense, eh? Tipo ereditare la terra, avere il regno dei cieli, vedere Dio faccia a faccia, essere felici, tutte cose bellissime. Sì, ma dopo, prima tocca tribolare. Ed è qui che noi ci incastriamo, con una domanda ormai inflazionata. Perché per stare bene devo soffrire? Perché la felicità costa tutti questi sacrifici? Perché, caro mio, la felicità ha un valore alto e come tutte le cose di valore, costa cara. Volevamo solo essere felici. Cioè, per esempio, se a te serve un'automobile, non l'acquisti a caro prezzo, non tiri fuori tanti soldi. E perché se la felicità ti serve più di un'automobile, non vuoi acquistarla a un prezzo alto? In altre parole, tutti vogliamo sconti sull'amore, sulla gioia, sulla bontà, sulla pace, sul perdono, come se fossero cose da quattro soldi. Ma se noi stessi li chiamiamo valori, costeranno, no? Ecco perché Gesù li chiama beati a quelli che sanno stare in situazioni scomode, perché sono quelli che puntano a una gioia che vale davvero tanto a costo di sacrifici.